Sono di Corso Luisella e sono presidente dell'associazione Planetollus da qualche mese. E praticamente Planetollus nasce nel 2003 da, diciamo, persone che avevano già esperienza nel mondo dell'associazionismo. E nasce prefiggendosi come scopo, perché ci siamo trovati, ecco, quasi improvvisati, a raccogliere fondi per associazioni oppure per strutture mediche, e per cui abbiamo raccolto fondi, ad esempio, per donare all'AISM un veicolo attrezzato per il trasporto di disabili, perché ci era stato richiesto dall'AISM di Roma. Poi abbiamo seguito con raccolta di fondi per l'acquisizione di elettromobili per il reparto di oncologia del Policlinico, e quindi abbiamo proceduto su questa scia, spinti dalle esigenze concrete del mondo sanitario di Roma soprattutto. E collateralmente abbiamo impiegato i volontari sul territorio per, ad esempio, anche la raccolta di tappi di plastica. Abbiamo un giornalino locale e usciamo una volta al mese, ci occupiamo della redazione e i volontari si occupano della distribuzione. Quindi in sede c'è una bella attività che fa sì che tutte le attività fatte dalla Planetollus siano diffuse sul territorio. Lo facciamo tutto a titolo di volontariato, nessun dipendente abbiamo, perché sono tutti o pensionati o coloro che dedicano il loro tempo libero. Nel 2007 veniamo a contatto con la realtà di Senigallia tramite il CAF, quindi soltanto così un incidente di percorso, diciamo, e ci, come dire, cogliamo l'occasione di raccogliere fondi tramite il 5 per 1000, che ci sembra un'ottima idea. E Enrico Giacomelli e Claudio Gabellini con la Namirial ci offrono appunto la possibilità di raccogliere il 5 per 1000 su tutto il territorio nazionale. Da lì cominciamo a raccogliere fondi significativi, e quindi avviciniamo, tramite sempre Enrico e Claudio Gabellini e il Giardino degli Angeli, l'associazione di Senigallia, che ha il sogno nel cassetto di realizzare una scuola alberghiera nel territorio di Bahia, in Brasile, a Canaverias. E per cui si inizia il progetto. Nel 2008 l'ex ormai presidente onorario Francesco Figliomeni va in Brasile, si individua il luogo dove poter realizzare la struttura, si ottiene la concessione del territorio in Brasile e si realizza la struttura alberghiera Planet Panzini, che viene inaugurata a marzo del 2010, dell'anno scorso. E oggi siamo qui nel comune di Senigallia per avviare altri due progetti. Noi continuiamo a sostenere una parte dei costi di gestione del Giardino degli Angeli per il mantenimento della struttura alberghiera Planet Panzini. E collateralmente iniziano altri due progetti con altre due associazioni di Senigallia, che sono la Casa della Gioventù, che si occuperà, diciamo, di avviare all'occupazione e anche all'integrazione sociale un gruppo di 8 ragazzi minori immigrati. E la Fondazione Balducci, che praticamente farà un ambulatorio di consulta medica in Costa d'Avorio. Abbiamo sposato queste iniziative perché secondo noi sono meritevoli, e ovviamente faremo poi progetti anche su Roma, perché i fondi raccolti ci consentono di fare tutto questo, minimizzando gli sprechi, perché noi siamo un'associazione molto attenta a gestire le risorse diciamo, chiedendo alle associazioni che collaborano con noi di documentare tutto, perché la chiave di Planet, almeno la chiave di lettura a cui tengono tanto i soci, è quello di vedere quello che noi realizziamo.